fratelli dell'Artide. Ed ora partiamo per l'America. Dalla Pangea prese il largo nel mare del mondo un continente, terra destinata a grattacieli che raccontano l'ingegno dell'uomo, dove la libertà troneggia sulle rive dell'oceano, dove la tecnologia è più avanzata, dove si incontrano, scontrano tutte le razze umane, dove sfilano i carnevali più pazzi, dove i bambini vivono e dormono sulle strade, dove gli scolari portano in cartella la pistola, dove la sedia elettrica uccide le persone, dove l'uomo vive e lavora come uno schiavo, dove nel fango delle favelas prolifera la disperazione del mondo. Gesù, vieni per l'America, perché il paese delle grandi contraddizioni cammini nella fraternità, perché i diritti che vi si proclamano siano davvero rispettati, perché i bambini non siano costretti dalla povertà a scegliere la strada. I have a dream, io un sogno, disse Martin Luther King. Io sogno che un giorno questa nazione si solleverà e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Crediamo nell'evidenza di questa verità, che tutti gli uomini sono stati creati l'uno uguale all'altro. Io ho un sogno che un giorno, sulle rosse colline della Georgia, e i figli di coloro che un tempo furono schiavi, e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, si sederanno insieme alla tavola della fratellanza, che Mississippi, uno stato schiacciato dall'ingiustizia, sarà un giorno trasformato in un'oasi di libertà e giustizia. Io ho un sogno che i miei quattro figli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per la qualità del loro carattere. Ed ora ascoltiamo una delle più belle canzoni di un grande artista del nostro tempo, Michael Jackson, sulle note di Heal the World. Alessandra, Francesco e Gabriel danzeranno per noi e Sara canterà. Spiegherà il senso di questa lunga canzone, che in realtà esprime una frase abbastanza sintetica tutto il suo significato. Un attimo che comincia la musica. Yeah.
La nostra società ci parla di multiculturalità. È necessario essere convinti che ogni cultura possiede una grande ricchezza di valori e di risorse, che emerge solo se abbiamo la volontà di cercarle. Alessia e Silvio ci reciteranno Aprimi fratello. Se vengo dall'Africa, se vengo dall'Asia, se vengo dall'Europa, aprimi fratello. Perché mi domandi la lunghezza del mio naso, lo spessore delle mie labbra, il colore della mia pelle e il nome dei miei dei? Aprimi sorella. Non sono nera, non sono pelle rossa, non sono gialla, non sono bianca, sono soltanto una donna. Aprimi fratello. Aprici la porta del tuo cuore, perché noi siamo un uomo e una donna, un uomo e una donna, di tutti i tempi, di tutti i cieli, due come voi. Chi di voi non ha mai visto un arcobaleno? In esso sono raffigurati il giallo, il verde, il violetto, il rosso e l'arancione. Così nella tavolozza del pittore ci sono tonalità ben distinte che nel loro insieme colorano il nostro cuore in un unico colore, quello dell'amore. Ecco a voi la leggenda dei colori e della loro amicizia da Eva, Noemi, Sara, Anna, Giuseppe, Giorgia, Stefano, Chiara, Angelica. Tanto tempo fa i colori fecero una lite furibonda. Tutti si proclamavano il migliore in assoluto, il più importante, il più utile, il favorito. Il rosso poco distante urlò: io sono la regina di tutti voi, io sono il colore del sangue e il sangue è vita, il colore del pericolo e del coraggio. Io sono pronta a combattere per una causa, io metto il fuoco nel sangue, senza di me la terra sarebbe vuota come la luna. Io sono il colore della passione, dell'amore, della rosa, del papavero. L'arancione si fece largo. Io sono il colore della salute e della forza. Posso essere scarso, ma prezioso, perché io servo il bisogno della vita umana. Io porto con me le più importanti vitamine, pensate alle carote, mango e papaya. Io non sono presente tutto il tempo, ma quando riempio il cielo, nell'alba o nel tramonto, la mia bellezza è così impressionante che nessuno pensa più a nessuno di voi. Il giallo rilanciò: voi siete tutti così seri. Io porto sorriso, gioia e caldo nel mondo. Il sole è giallo, la luna è gialla e le stelle sono gialle. Quando fioriscono i girasoli, il mondo intero sembra sorridere. Senza di me non ci sarebbe allegria. Il verde disse: chiaramente sono io il più importante. Io sono il colore
della vita e della speranza. Io sono stato scelto dagli archi e dagli alberi, dall'erba e dalle piante. Senza di me gli animali morirebbero. Guardatevi intorno nella campagna e vedrete che io sono in maggioranza. Il blu la interruppe. Tu pensi solo alla terra, ma non consideri il cielo e il mare? È l'acqua la base della vita, che scende giù dalle nuvole, nel profondo del mare. Il cielo dà spazio a pace e serenità. Voi senza di me non sareste niente. Il porpora si alzò in tutta la sua altezza. Era molto alto e parlò con voce in pompa magna. Io sono il colore dei regnanti e del potere. Re, capi e prelati hanno sempre scelto me perché sono il segno dell'autorità e della sapienza. Le persone non domandano a me, se ascoltano e ubbidiscono. Infine l'indaco parlò molto serenamente agli altri, ma con determinazione. Pensate a me, io sono il colore del silenzio. Voi difficilmente mi notate, ma senza di me diventate tutti superficiali. Io rappresento il pensiero e la riflessione, il crepuscolo e le acque profonde. Voi tutti avete bisogno di me per bilanciare e contrastare, per pregare e dineggiare alla pace. E così i colori continuarono a discutere convinti di essere ognuno superiore agli altri. Litigarono sempre più violentemente, senza sentire ragioni. Improvvisamente un lampo squarciò il cielo, seguito da un rumore fortissimo. Il tuono e la pioggia che seguì violenta li impaurì, a tal punto che si strinsero tutti insieme per confortarsi. Nel mezzo del clamore, la pioggia cominciò a parlare. Voi, sciocchi colori, litigate tra voi ed ognuno cerca di dominare gli altri. Non sapete che ognuno di voi è stato creato per un preciso scopo, unico e differente? Tenetevi per mano e venite con me. E così i colori, dopo che ebbero fatto pace, si presero tutti per mano. La pioggia continuò. D'ora in poi, quando pioverà, ognuno di voi si distenderà attraverso il cielo, in un grande arco di colori, per ricordare che voi vivete tutti in pace. L'arcobaleno è un segno di pace e di speranza per il domani. E così, quando una buona pioggia lava il mondo e l'arcobaleno compare nel cielo, ricordiamoci di apprezzarci l'uno con l'altro. Ascoltate ora questa riflessione sulla perfezione da Sofia. Ho conosciuto un bambino che era 7 bambini.
abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un trampiere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Kurt e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri, come Gagarin, e suo padre era muratore e studiava matematica. Però abitava anche a New York, si chiamava Jimmy, e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne abbiamo detti? 5, ne mancano 2. Uno si chiama Chu, vive a Shanghai e suo padre faceva il pescatore. L'ultimo si chiama Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu e Pablo erano 7, ma erano sempre lo stesso bambino che aveva 10 anni, sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva la pelle bianca e Chu la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino. Ora sono cresciuti tutti e 7 e non potranno più farsi la guerra, perché tutti e 7 sono un solo uomo. L'Europa è un continente vecchio come un albero secolare che ha sparso in tutto il mondo e continua ad alimentare i tesori del mondo. Un continente di grandi navigatori e missionari che hanno portato il Vangelo di Gesù a tutte le genti. Un continente di santi artisti e scienziati, dove i bambini sono ricchi e soli, dove si fabbricano armi micidiali, dove i cibi sono contaminati, dove le banche racchiudono immense ricchezze riservate a pochi, dove il progresso sembra impazzito. Gesù, ricordati dell'Europa, per tutte le persone che aiutano i bambini per il mondo, per i tanti missionari europei sparsi per il mondo, perché la fede della gente non si spenga mai. Francesco e Beatrice ci parleranno della tradizione del presepe. Nel 1223, esattamente il 29 novembre, Papa Onorio III, con la bolla Sole et Annuere, approvò definitivamente la regola dei frati minori. Nelle settimane successive, Francesco d'Assisi si avviò verso l'Ermo di Greccio, dove espresse il suo desiderio di celebrare in quel luogo il Natale. Ad uno del luogo disse che voleva vedere con gli occhi del corpo come il bambino Gesù, nella sua scelta di abbassamento, fu adagiato in una mangiatoia. Quindi decise che fossero portati in un luogo stabilito un asino ed un bue, che secondo la tradizione dei Vangeli apocrifi erano presso il bambino, e sopra un altare portatile collocato alla mangiatoia fu celebrata l'Eucaristia. Per Francesco, come gli apostoli, videro con gli occhi del corpo l'umanità di Gesù e credettero con gli occhi dello Spirito alla sua divinità. Così, ogni giorno, mentre vediamo il pane e il vino consacrati sull'altare, crediamo alla presenza del Signore in mezzo a noi. Nella notte di Natale a Greccio non c'erano né statue e neppure raffigurazioni, ma unicamente una celebrazione eucaristica sopra una mangiatoia, tra il bue e l'asinello. Solo più tardi,
tale avvenimento ispirò la rappresentazione della Natività mediante immagini, ossia il presepio in senso moderno.